Ciao a tutti, oggi una ricetta davvero sfiziosissima, vi faccio vedere come preparare una pizza, un po' diversa dal solito perché al posto di farla semplicemente tonda e cuocerla in forno, abbiamo fatto una sorta di corona, una ghirlanda, chiamiamola così, super farcita. Voi ovviamente potete mettere la farcitura che vi piace di più, scegliere gli ingredienti che vi intrigano e magari fare anche tante versioni differenti. Da realizzare è semplicissima. Noi abbiamo utilizzato una pasta già lievitata e dei paste lievitate se ne trovano anche ora in commercio davvero tante tipologie, al supermercato, anche dal panettiere, oppure potete prepararle in casa. Facile facile e il risultato è davvero bellissimo sia a vedersi che a mangiarsi. Io vi faccio subito vedere come l'abbiamo preparata. Partiamo quindi con il nostro impasto, questa è la nostra ricetta per la pizza. Guardate che meraviglia, è super lievitata, è una ricetta molto semplice e viene fuori questa pasta che poi in cottura rimane davvero davvero soffice e noi ve la consigliamo proprio. Lo andiamo a disporre delicatamente su un piano ben infarinato e lo dividiamo a metà. Prendiamo quindi ora una metà e delicatamente la andiamo a stendere, come sempre mi aiuto con un po' di farina per evitare che l'impasto si appiccichi al mattarello oppure al piano da lavoro. Cerco di stenderlo in un cerchio quanto più regolare possibile, però non abbiate paura, se non è troppo preciso non importa. Una volta che avremo finito di stendere il nostro impasto ad uno spessore di circa mezzo centimetro, possiamo iniziare a farcire e quindi creare la nostra pizza vera e propria. Io vi consiglio di mettere a questo punto un bel foglio di carta forno sotto, io purtroppo me lo sono dimenticato e l'ho aggiunto dopo. Appoggio una ciotola al centro del mio cerchio e in questo modo vado a crearmi una guida. La premo un pochino e come vedete ha lasciato un segno. Con un coltellino ben affilato quindi vado a incidere in 8 spicchi il centro, evitando di andare appunto oltre la guida. Preparo la mia salsina con un po' di salsa di pomodoro, un pochino di sale, aggiungo anche una spolverata di erbe aromatiche, potete mettere benissimo un po' di origano, e completo con un filo di olio. Mescolo bene e spalmo la mia salsa tutta quanta attorno al cerchio centrale. Non mettete troppa salsa perché altrimenti poi in cottura potrebbe venire fuori. E ricordatevi di lasciarne circa un cucchiaio che ci servirà alla fine per rendere davvero più golosa la nostra pizza. Non ci rimane che aggiungere il formaggio vegan cremoso, è tipo uno stracchino. Continuiamo con gli spinaci, questi erano dei cubetti congelati che io appunto ho lasciato scongelare, strizzato bene e tritato un po'. Per rendere più golosa la nostra pizza ho scelto di aggiungere questo formaggio, entrambi li trovate su Vegano Bio, e questo è tipo una mozzarella, ha una consistenza abbastanza dura, infatti dopo noi l'andremo a grattugiare ed ha un profumo davvero meraviglioso che ricorda proprio il formaggio. Quindi apriamo il pacchetto e ne vado a tagliare uno scacco in modo da poterlo grattugiare. Come vedete la consistenza è proprio bella compatta ed è perfetto sia per essere tagliato a cubettini che grattugiato come nel nostro caso, insomma è davvero molto versatile. Lo mettiamo dentro al nostro Moulinex e quindi lo andiamo a grattugiare in pochissimi minuti. Tengo così le mie scagliette di formaggio che vado a disporre sopra la mia pizza, quindi coprendo bene bene tutti quanti gli spinaci. A questo punto non mi rimane che chiuderla, quindi vado a tirarmi verso l'esterno gli spicchi che avevamo tagliato. È più facile a farsi che a dirsi, è davvero una sciocchezza ed è anche molto veloce da fare. Vado a incapizzare sotto il mio spicchietto e continuo così fino a completarli. Spennello infine la mia pizza con quel cucchiaio di salsa di pomodoro che mi era rimasto. In questo modo in cottura la pizza acquisterà davvero un colore ben dorato e molto più appetitoso. Non mi rimane che lasciare lievitare una mezz'oretta circa la mia pizza e poi la potremo cuocere. Inforniamo quindi a 180 gradi per circa 20-30 minuti.
Ed ecco qua il risultato, una pizza meravigliosa, super super golosa. Come vedete la salsa di pomodoro ha donato questa doratura extra che a me davvero fa impazzire. È una pizza molto morbida, nonostante sia completamente integrale, è davvero facilissima da preparare ed è un ottimo modo per provare qualcosa di diverso dal solito. Io spero che questa ricetta vi sia piaciuta e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video.